Nel mare del Nord si cercano le 7 persone disperse nella collisione tra il cargo delle Bahamas, Baltic Ace, e il portacontainer cipriota, Servus J. Poche le speranze di ritrovarle vive a causa delle cattive condizioni meteorologiche e della temperatura estremamente bassa. 4 i corpi senza vita recuperati finora. La collisione che ha provocato l'affondamento quasi immediato della Baltic Ace è avvenuta al largo di Rotterdam. Le cause non sono ancora chiare. I soccorritori sono riusciti a portare in salvo 13 componenti dell'equipaggio del cargo, che sono stati ricoverati in 2 diversi ospedali o assistiti sul posto per sintomi di ipotermia. Le ricerche dei dispersi si avvalgono di aerei ed elicotteri. Stiamo cercando e speriamo di vedere qualcosa. All'inizio abbiamo trovato un sacco di spazzatura, salvagente, giubbetti di salvataggio, ma dopo qualche ora sono diventati meno numerosi perché l'acqua li trascina via. Il Baltic Ace era partito da Zeebrugge in Belgio ed era diretto a Kotka in Finlandia, mentre la Corvus J navigava da Grangemouth in Scozia ad Anversa in Belgio. La collisione è avvenuta in uno dei tratti di mare più battuti dalle rotte commerciali europee.